Mamma, mi sto sentendo malissimo. Io mamma non mi batte il cuore. Rossella! Questi risultati almeno nella prima proiezione così eclatanti, ma io immagino che continuano ancora a salire. Sono proiezioni, quindi dati ancora molto approssimativi, ve lo aspettavate? Guardi, il successo era ormai fuori luogo, perché si capiva che ovunque andavamo, insomma, c'erano le folle calabrese che inneggiavano il nostro presidente, lo volevano, e insomma credo che la forte delusione che c'era nella sinistra ha contribuito a creare il successo del presidente Scopellini. Poi, diciamo la verità, lui aveva un pedigree di tutto rispetto, sindaco più amato d'Italia, adesso sarà il presidente forse più amato d'Italia. Grazie. Ciao. Io l'ho detto. No, proprio in questo momento come quando mi chiamano. Proprio ora, sono qui. Sì, io l'ho proprio detto. Va bene. Tanto più che il Popolo di Libertà che guida il governo, io mi auguro che guida alla fine la maggior parte delle regioni del paese, comprese quelle che si è votato, che ci deve portare a riflettere e agire, riflettere su questo lato di disaffezione complessiva che comunque è consistente. Completare dopo il federalismo fiscale e le riforme sociali ed economiche anche alla luce della crisi. Per la coalizione che sostiene Callipo 8,4%. E per ora è tutto, ci rivediamo tra una trentina di minuti con le prossime proiezioni. Grazie Maria Soave anche per la puntualità e la chiarezza con cui ci illustra questi dati. Beh, intanto presentiamo gli altri due ospiti che ci hanno raggiunto. Partiti 9,9%. La regione Lombardia, copertura del campione 19%, Roberto Formigoni 4%, San
Salvino Pezzotto, in questo caso l'UDC correva da solo 4,5%. Vediamo la coalizione che appoggiava Formigoni 56 voti dei partiti, Lombardia, PDL 31%, Lega Nord 2%, e ora partito per partito, il Partito Democratico 5%, Popolo della Libertà 17%, Italia dei Valori di Pietro 9,8%, UDC 6,2%, la destra 4,3%, e poi lista Sinistra 39,9, Paolo Ferrero, Federazione della Sinistra 1,7%, la coalizione del centrodestra che era, di cui faceva parte anche l'UDC 59,2%, la coalizione di centrosinistra 37,2%, Paolo Ferrero, quindi la coalizione che appoggiava Ferrero 1,9%, vediamo partito per partito, Popolo della 9, UDC 4,3%, Italia dei Valori di Pietro 6,2%. I dati 57,9 contro 32 di Loiero, 10,1 Callipo, 8,7%. Primo partito però convendo la PSI 3,7, Federazione della Sinistra 3,2, PSI 7,5. Cosa si prova con un vantaggio così netto? Questa è la più grande cosa del mondo. Fantastico. Troppo bello. Lei si presume abbia votato Scopelliti? Io sono un grande amico di Scopelliti, non che l'ho votato. Grande amico di Scopelliti. Grazie. È stato un grande sindaco e sarà un grande presidente, ecco, senza dubbio. Lo sperano tutti i calabresi. Tutti i calabresi. Sì, è meritoline.it, è una televisione su web. Quale televisione è? Devo andare a Oiero! Anche lui ha votato Scopelliti? Ma che... Eccolo! Avesse avuto la possibilità di farlo, sì. L'avrebbe fatto. Sì. Ecco, lui rappresenta il nostro domani, il domani della Calabria. La mascotte. È soddisfatto di questo vantaggio di Scopelliti così netto sullo Iero? Se l'aspettava? Era un risultato secondo me auspicabile, ma di queste proporzioni è venuto fuori perché secondo me tra i due c'è una grande differenza. Scopelliti, una grande differenza per fare politica? Non solo per fare politica, ma perché Scopelliti è un grande personaggio politico, è il primo sindaco d'Italia, ha una sua immagine, ha un suo modo di fare, c'è un uomo propositivo. L'altro purtroppo ha deluso la Calabria avendo promesso che rivoltava la Calabria come un calzino, ma il calzino non si trova più, insomma, ecco. Grazie. Eccolo arrivato, la ressa dei giornalisti. Scatenato.
Aspetta, vedo se riesco col microfono. Ma vi era stato detto. No, a me no. A me no. Sì, perché non c'eri, quindi non dire a me no. Tieni. Fate passare l'onorevole per favore, l'onorevole Santelli per favore.
Adriana, facciamo passare l'onorevole per favore. Ok. Dimmi Peppe. Era tangibile, era palpabile questa scatto in giro per le strade e le tante manifestazioni. E l'idea più bella è che al momento siamo sopra dovunque, si vince dovunque. E questo sconfesso ovviamente quello che hanno detto i nostri avversari, che io avrei vinto soltanto a Reggio. Reggio magari stravinco, ma vinco benissimo dovunque. Questo è molto bello perché dà la sensazione reale, plastica, di ciò che oggi accade in Calabria. Chi si è stanco, voleva cambiare. E credo che questo sia un segnale straordinario e che noi dobbiamo fare nostro e renderci conto, come dicevo prima, che in queste circostanze, quando la gente scrive un giudizio così netto, vuol dire che è un sintomo di grande crescita. Questa terra è cresciuta ed è molto più avanti di certa politica. Allora noi abbiamo il compito di sintonizzarci sempre di più e di guidare questo grande processo di rinnovamento. Noi credo abbiamo condotto la campagna elettorale su questa lunghezza, ma non possiamo fallire, abbiamo questo compito difficile, arduo, ma è la nostra battaglia più importante, la sfida più grande che abbiamo di fronte a noi, e la vogliamo vincere tutti insieme, la vogliamo vincere da tanta gente mista e laboriosa che ha votato. Non so adesso quant'è il divario, però è talmente ampio che mi sembra chiaro e evidente che abbiamo fatto un grande lavoro, e grazie ovviamente a tutti coloro che hanno lavorato insieme a me lealmente per conseguire questo risultato, dai parlamentari ai consiglieri regionali uscenti all'ultimo dirigente di partito, ma soprattutto alla tanta gente che è fuori dalle regole, fuori dalle logiche di appartenenza partitica, da tanta gente onesta dei calabresi che ha deciso di votare per me fuori proprio da questi cittadini felici, perché ci ho incontrato tanta gente di sinistra che ha seguito, tanta gente di centrodestra che ha votato per Scurridini, perché la gente oggi vuole veramente ci deve avere un diverso. Che cosa farà per primo? Il primo giorno della presidenza. Ma se il risultato, se il dato che emerge lo vedremo alla fine, nel momento in cui andremo avremo le idee molto chiare, e quello che i sondaggi mi hanno dato in queste settimane, c'è un voto straordinario del mondo giovanile, sembra che quasi il 60% dei giovani abbia fatto la scelta di votare per me. Se questo viene riconfermato, ovviamente non studio più approfondito, questo dà la sensazione proprio della grande capacità dei giovani di trascinare verso questa nuova grande stagione. Ovviamente il primo grande impegno sarà quello di mettere, diciamo così, attenzionare, come giusto che sia insomma, un po' i temi più scottanti e più particolari, a partire dalla sanità. Quello è sicuramente il tema che più di tutti ha squalificato questa terra sul livello nazionale. E io dico una cosa, che se la sanità non fosse stata in mano allo Iero, noi avremmo vinto con cifre decisamente superiori. La clientela sotto questo punto di vista in parte, diciamo, è servita, però quando c'è un'onda e quando c'è in atto un grande cambiamento, io ho detto noi dobbiamo rappresentare una sorta di tsunami che abbatte il loierismo. Mi pare che questo sia accaduto, lo dissi il 27 di febbraio davanti a 5.000 giovani a Lamezia, in quella grande convention dei giovani. Mi sembra che questo sia stato rispettato, e questo è molto importante, e adesso tocca a noi questa grande responsabilità. Cosa contro le clientele? Cosa contro le clientele? Ma io ho detto che tutti gli atti che non sono in sintonia, che non sono atti riconducibili a un interesse collettivo, verranno tutti revocati, perché non si può pensare che la politica si ricordi tutti i 10 giorni che ha il compito di amministrare e di governare. Ai ragazzi di Calabria, Presidente, cosa diciamo per l'immediato? Che siamo felici, che abbiamo vinto grazie al loro voto e al loro sostegno, e che loro sono in cima ai miei pensieri e ai nostri pensieri. Senta, c'era Napoli ha sbagliato a dire che ha nominato la
guardi, io penso che un voto così ampio e così vasto non lascia spazio di dubbi a nessuna interpretazione. Penso che lo condivida anche lei. Quando ci sono questi margini, mi sembra che tutto quanto viene spazzato via. Può fare tanto, perché se c'è una buona amministrazione, se c'è un'amministrazione trasparente, se si mette da parte la logica clientelare, affaristica e assistenziale, si dà un segnale già fortissimo al territorio. E se poi si riesce anche a governare dando un impulso importante sul tema dei beni confiscati, delle risorse investite, una buona amministrazione già di per sé è un grande, diciamo così, avversario della 'Ndrangheta. Presidente, dopo Reggio Calabria, città metropolitana, la Calabria, regione metropolitana? La Calabria, speriamo di poter disegnare un futuro ambizioso e siamo fiduciosi, dobbiamo mantenerci molto cauti, sereni, però abbiamo una grande sfida davanti a noi e ce la dobbiamo giocare tutta insieme. Dobbiamo capire che il primo grande segnale che dobbiamo dare è il segnale della coesione e della compattezza, una classe di gente che oggi ha vinto con cifre e con numeri che non si sono mai registrati in Calabria. Il centrodestra non ha mai registrato una vittoria così ampia e così eclatante. Dobbiamo farne tesoro e capire e comprendere come si vince. Se sbagli il giorno dopo questo giudizio così forte del cittadino, ti fa perdere. Allora, siccome noi vogliamo regalare grandi successi, grandi prospettive a questa terra, dobbiamo soltanto lavorare per dare risposte importanti ai bisogni della gente. Presidente, la tua lista è la seconda del centrodestra. Vabbè, questo lo dicono ancora le proiezioni, vediamo, è lunga. Però è un bel risultato comunque, insomma. Sconfitto il importante è vincere, poi. Sconfitto il campanilismo. Il campanilismo lo aveva agitato lo Iero e mi sembra che sia stato sconfitto lo Iero. Bene, va bene. Brava Gentile, senatore Gentile pure. Stiamo uscendo. Qua. Senta, ma la Lega? Dov'è? Che cacchio? Thank you.
Ironia che non basta mai.